Ma neanche un custode, un guardiano c'è all'ingresso? No. Niente. Cioè, se uno si deve mettere in contatto con il direttore, che fa? Come mai la signora è contenuta? Adesso parliamo un momento, lo potete dire anche al sì. Direttore. Questa è una manata, se volete noi la sciogliamo. Per farvi vedere in che... Ecco, poi mangia tutto, Sassi, questi sono i capelli che si mangia, le coperte, ma se gli mettiamo il pannolone lo mangia, non so se credete alle parole nostre, perché sì. L'avremmo potuta sciogliere, no? Farvela trovare in piedi. Sì. Ecco, guardi in basso. No. Penso che... Onorevole Ron, lei sta facendo una serie di visite in diversi manicomi italiani, perché? Si parla di revisione della legge 180 e c'è una spinta a riaprire manicomi, anche se chiamandoli in modo diverso, con trattamenti sanitari obbligatori e cure coatte. Vedendo cosa resta nei manicomi è una buona lezione per non riaprirli. Ma più o meno quante persone ci sono ancora nei manicomi italiani e quanti manicomi ci sono in Italia? Ma ricoverate ancora e abbandonate sono circa 29.000. Le strutture rimaste, praticamente manicomi aboliti non ce ne sono rimasti quasi tutti, quindi sono sull'ordine di alcune centinaia, il censimento preciso non è disponibile. È un grosso problema perché occorrerebbe applicare la 180 e consentire a queste persone una vita dignitosa in attesa che si riesca davvero a ricollocarli presso le comunità locali, in comunità alloggio, in case albergo, cioè in strutture di assistenza e di aiuto ma che non siano di tipo manicomiale. Che è sembrata la situazione trovata qua a Rieti oggi? Beh, ormai la situazione è un po' simile dappertutto, cioè questa gente, anche se c'è un certo impegno del personale presente, questo almeno ho notato qui a Rieti, una parte solo è introdotta in un tentativo di riabilitazione, abitudine all'esterno, una sessantina, il grosso dei ricoverati sta in cameroni, chiusi tutta la giornata sostanzialmente a non fare niente, possono solo che peggiorare e attendere la morte. La ristrutturazione annunciata per personalizzare un po' di più il ricovero e quindi abituare gradualmente a una vita... Dottor Cestari, è vero che la 180 ha liberato i degenti dai manicomi? Ma è vero solo sulla carta, di fatto questo l'abbiamo verificato anche chiedendolo direttamente ai direttori dei vari manicomi che abbiamo visto in questi mesi. Infatti il numero dei degenti è diminuito da più di 100.000 agli attuali 29.000 solo perché man mano sono morti. Sono
molto pochi quelli che sono stati riaccettati nella società. Questo è quindi un problema di tipo sociale ed è un discorso che andrebbe fatto ed esteso a tutta la popolazione. Perché trattare in modo così esclusivo i diversi? Cioè perché lasciarli lontani da noi? Io ti sento Rieti. Ma Rieti perché c'erano già delle segnalazioni precedenti, c'erano stati in AS. Dopo lo scandalo di Siracusa, dopo la nostra visita a Siracusa, il ministro della sanità ha fatto uscire i nuclei antisofisticazione dei carabinieri. Qui c'era stata già una visita dei carabinieri, hanno cambiato delle cose effettivamente dopo quella visita. Abbiamo trovato una situazione che è intermedia tra quelle che abbiamo visto sino ad ora. Cesare, ma che terapie fanno questi pazienti? E come mai quella persona era legata a lei? Beh, ci sono due o tre cose da dire su questo. La prima è che le terapie ormai che vengono fatte nei residui manicomiali sono relativamente leggere, e cioè il dosaggio di psicofarmaci di solito non è molto alto. Questo perché questi pazienti hanno già subito tre tipi di danno. Il primo danno dall'internamento stesso. L'internamento crea e produce di per se stesso una patologia. Il secondo danno è quello che proviene dagli elettroshock che molti di questi, come in tutti i posti d'Italia, hanno subito. E il terzo danno dalle terapie farmacologiche fatte in passato che erano molto più pesanti. Queste hanno distrutto buona parte di questi pazienti, parte di questi pazienti sono anche degli handicappati fisici che sono qui perché non hanno altro posto dove andare.